Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anvich in forma. Oggi vorrei affrontare e rappresentare questo nuovo schema di legge delega sulla non autosufficienza. Ci ritorniamo perché in questi giorni troppe voci si sono rincorse e troppi articoli di giornali, ma che sono delle fake news, hanno rappresentato una realtà completamente diversa da quella che poi è lo stesso schema di disegno di delega. Quindi lo affronteremo insieme a voi, ma subito dopo la sigla. Anmich informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Anmich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Anmich. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Anmich informa. La produzione normativa e parlamentare a partire dai primi mesi del 2021 è stata caratterizzata da leggi deleghe, da decreti legislativi, decreti legge, che hanno tra l'altro sviluppato gli obiettivi che erano contenuti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Naturalmente voi sapete bene che nell'ambito del PNRR vi sono, diciamo così, 6 missioni previste. E naturalmente a queste 6 missioni previste si sono aggiunte quelle contingenti e straordinarie connesse alla emergenza Covid e alla conseguente, diciamo, crisi internazionale collegata alla guerra che si sta purtroppo materializzando, anzi più che materializzare, si sta sviluppando in maniera molto nefasta in Ucraina. E quindi, come vi dicevo, il Parlamento e il Governo sono stati impegnati proprio in questo anno e mezzo, precedente alle dimissioni del Governo Draghi, a dettare disposizioni normative in prevalenza delegate in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo e naturalmente la rivoluzione verde sicuramente, e anche istruzione e ricerca e naturalmente nella missione 4 l'inclusione e coesione abbinata alla, diciamo, missione 5 che è la salute, che è la missione 6 che è la salute, quindi inclusione e coesione missione 5, che sono, diciamo così, tra le missioni che più hanno, diciamo così, destato la nostra attenzione e la nostra preoccupazione. Oggi il governo viene fuori con e naturalmente in tutto questo dobbiamo dire che a fine anno 2021 con la legge delega 227 proprio del 2021 si andava ad attuare quella che è considerata la delega sulla disabilità, quindi la legge delega sulla disabilità. Proprio sul filo di lana, e questo è stato un argomento anche di trasmissioni nostre ultime, nei discorsi appuntamenti, proprio sul filo di lana, ma proprio sull'ultimo, proprio metro del filo di lana dove il governo ha tagliato, finendo, diciamo così, è arrivato al traguardo nell'ordinarietà delle sue funzioni, è stato presentato uno schema di disegno di legge delega sulla non autosufficienza. Non si può finanziare una grande riforma dell'assistenza per la non autosufficienza con fondi già esistenti. Questo lo abbiamo ripetuto migliaia e migliaia di volte. Il gioco delle tre carte non va più bene, perché in questo modo si va a togliere da altri fondi che erano già previsti per le persone con disabilità per andare ad attuare una legge delega sulla non autosufficienza. Una legge delega sulla non autosufficienza che avrebbe dovuto coinvolgere soprattutto le persone con disabilità, perché è innegabile che molte persone non autosufficienti sono anche disabili. E noi ci troviamo in presenza di una fascia considerevole di soggetti non autosufficienti, di persone e cittadine non autosufficienti perché erano già disabili. Oggi che cosa succede? Succede che con questo schema di disegno di legge delega sulla non autosufficienza si va a sovrapporre in maniera consistente, in maniera anche, posso dire, superflua,
a quelle che erano, diciamo così, le linee dettate nella legge delega sulla disabilità. Quindi da questo punto di vista non possiamo che esprimere la nostra totale insoddisfazione rispetto a questo schema. L'avevamo fatto presente, lo abbiamo ripetuto più volte, non siamo stati ascoltati, non siamo stati coinvolti in questo processo di elaborazione di questo schema di disegno di legge delega sulla non autosufficienza. Perché questo è avvenuto non è dato a me saperlo, ma certamente le grandi associazioni che rappresentano le persone con disabilità, le grandi federazioni che rappresentano le persone con disabilità, non sono state ascoltate, oppure l'ascolto è stato, diciamo sì, un ascolto non deciso, non incisivo, è stato un ascolto, diciamo così, un po' marginale rispetto agli altri soggetti che sono stati coinvolti in questa legge. Ma devo dire con estrema franchezza che il ministro uscente Orlando ha voluto istituire una commissione dove, devo dire con molta onestà intellettuale, che la disabilità, non che non vi fossero persone disabili all'interno di quella commissione, ma quelle persone non rappresentavano certamente le organizzazioni delle persone con disabilità. Quindi questo è bene sottolineare. E noi avevamo avanzato delle perplessità, alcune di queste nostre perplessità fortunatamente sono state accolte, altre invece non sono state prese in considerazione. Quello che più fa, diciamo se ci lascia un attimino perplesso, è quello di vedere da qualche parte, ma sono delle fake news, non sarà data più l'indennità di accompagnamento, ma ci saranno altre forme. Che bisognava fare una distinzione tra un percorso di persone con disabilità che arrivano alla non autosufficienza e un percorso di persone normodotate che arrivano alla non autosufficienza per un'evoluzione quantitativa del percorso di vita. Questo va fatto assolutamente, mi spiego meglio. Una persona disabile che ha dovuto, diciamo sì, poter affrontare tutta una vita, arriverà ad un punto tale della sua vita in cui manifesterà anche una certa non autosufficienza o una grande non autosufficienza. Così come queste persone non autosufficienti sono disabili perché, e sono non autosufficienti perché disabili. Vi è da fare una differenza tra quelle persone che arriveranno, fortunatamente, perché il periodo della vita, diciamo sì, media degli esseri umani è quantitativamente aumentato, e quindi naturalmente arriveranno un momento, ci sarà un momento della vita che, in cui non vi sarà, vi sarà una forma di non autosufficienza. Questi sono due percorsi che, come dicevo, vanno assolutamente, diciamo così, disgiunti, ma non si può pensare di implementare un quadro normativo che va a calpestare le persone con disabilità. Hanno dovuto superare una serie di ostacoli e molto spesso non hanno potuto partecipare alla vita produttiva, alla vita sociale, alla vita in genere di questa nazione, non vi hanno potuto partecipare con le pari e stesse opportunità che in cui una persona normodotata che poi manifesta, diciamo, una non autosufficienza nel corso della vita, diciamo, nella vita, nella parte residuale della propria vita. Ecco, questi andavano scissi sicuramente, sono d'accordo, ma chiaramente si è andato solamente ed esclusivamente nel disegno di legge approvato, si è andato, diciamo così, a mettere in secondo piano le persone con disabilità all'interno della non autosufficienza. Come dicevo, è necessario e opportuno stabilire che non si può raschiare il barile, diciamo così, degli altri fondi per far partire questa legge. Tante persone con disabilità, ed è qui sul tema su cui io poi mi voglio concentrare, concentriamoci su tutti i temi, ma concentriamoci anche sul tema che se vi è un aumento della fascia di povertà che andrà ad includere sempre più cittadini, sono i dati recentissimi dell'Istat, le preoccupazioni che ci vengono tutti i giorni manifestate anche da analisti, diciamo così, qualitativamente di primissimo livello, certamente bisogna tener conto che le persone con disabilità purtroppo percepiscono degli assegni di natura assistenziale
minimi che non potranno certamente reggere il confronto con queste contingenze che si stanno manifestando in questo momento. Le bollette, faccio un esempio banalissimo, ci sono tante persone con disabilità che vivono nelle proprie abitazioni, che per poter sopravvivere hanno necessità di mezzi